al di là della necessità di illustrare, diffondere una delle eccellenze gastronomiche della nostra terra, quello che come sindaco mi interessa di più è il recupero d'immagine della città. Stiamo lavorando a questo da 2 anni e piano piano Cerignola sta diventando la città degli eventi, la città delle cose belle e buone e non più la città della criminalità come certa vulgata voleva. Un invito a partecipare a questa 3 giorni? È quasi inutile, perché vedrete in questi 3 giorni quanto la gente di Cerignola sia assetata di eventi, voglia essere coinvolta e partecipi in maniera assolutamente entusiasta. Quindi quasi un invito inutile, perché io sono sicuro che in questi 3 giorni i cerignolani invaderanno le strade e le piazze della città e si godranno questo festival. Sindaco, ma quanto è buona la bella di Cerignola? È troppo buona. È troppo buona, è una continua tentazione e per me, che sono un campanilista sfrenato, ogni volta che vedo su uno scaffale o vedo in un esercizio commerciale qualcosa che contiene la bella di Cerignola con su scritto prodotta Cerignola, che arriva da Cerignola, ho un attacco di superbia assoluta.